Benvenuti o bentornati nel canale, terzo episodio della serie dei video eseguiti nel Principato delle Asturie. Una regione meravigliosa, piena di verde, piena di natura, piena di animali, piena di allevamenti, è una cosa straordinaria. Non siamo ancora arrivati al mare, però forse nei prossimi giorni riusciremo anche a fare alcuni voli sul mare. L'unico problema è il vento che sul mare è molto più forte. Qui oggi c'è un po' di vento, credo che non lo molesti il discorso, però cerchiamo di fare un volo che non sia poi tanto male per quanto riguarda le interferenze ventose. Vi lascio qui il mio canale, così date un'occhiata a tutto quello che potete vedere e durante il video vediamo un attimo come si mette la cosa. Qui tutto è pronto, andiamo subito a volare. Prendiamo il Mini 2, sempre il protagonista è il Mini 2, poi il prossimo no, ma il prossimo ancora lo farò con l'Air 2S. Andiamo con la registrazione e prendiamo il drone per farlo decollare. Eccolo qua. Facciamolo anche vedere in diretta. Ecco fatto, alziamo, vogliamo bassi, ok? Vogliamo bassi, mi giro, così mi riprende, tiriamo su il gimbal perché si era abbassato, ci riprendiamo, eccolo qua, e andiamo indietro, via! Tutte le registrazioni sono accese, stavolta non mi sono dimenticato niente, no, perché nell'altro video mi sono dimenticato di accendere la registrazione della telecamera principale, e quindi ho dovuto poi insomma riprendere il tutto. Come vedete bisogna un pochino alzarsi perché in basso, così il Mini 2, eccolo qua, così. Mortiamola a 10 metri e vediamo se ci dà il segnale di vento forte. Mi riavvicino un pochino alla telecamera e andiamo avanti. Anzi, ora prendo anche gli occhiali che me li sono scordati. Di conseguenza, apriamoli. Mi scordo sempre di mettere gli occhiali. D'altra parte non sono più giovane, ecco qua, e andiamo avanti. Ci alziamo ancora un pochino di più perché non vorrei poi magari prendere qualche, basta così, 20 metri, e voglio andare a volare in quel verde laggiù. Alziamoci un pochino. Ecco, è molto verde la cosa qua, è molto tralicci, si vedono e non si vedono. Se fosse stata una giornata soleggiata sarebbe stato tutto più semplice. Guardate che bello, mettiamo lo zoom. Così possiamo dare un'occhiata più da vicino a questo spettacolo. Non so se è una fattoria o un piccolo... No, forse è un piccolo... credo che sia San Martino di Oscos, questa cosa qua. Sì. Facciamo in maniera da prendere un video da mettere nella intro. Guardate che bello, mi si stanno congelando le mani, ma insomma niente di particolare, insomma. Facciamo la orbit. Ecco qua, spettacolo.
Sempre continuiamo con la Orbit. Ok, andiamo avanti. Facciamo un pochino la telecamera in maniera da riprendere anche il cielo, un pezzettino di cielo, ecco. Sicuramente ora non voglio passare di sopra lì. Voglio andare da questa parte, direzione laterale. Ecco. Volevo andare a riprendere questa roccia. Ecco. Che la vedo, la qui davanti a me. Eccola qua. Facciamo una Orbit più piana, più lenta. Ecco qua. Perfetto. Ok, mi piace così. Così si riprende tutto. Ecco che esce un po' di sole. Se venisse qualche sprazzo di sole sul mare è sereno, però tira molto vento. Abbiamo provato ad andarci, ma non c'è versi di fare il volo perché è troppo forte il vento. E sul mare purtroppo d'inverno tira moltissimo. E niente da fare, non si scappa, no. Appena al centro la faccio laterale, eh? Ecco, laterale, così, poi mi avvicino anche, no? Tiro sul gimbal, no? Abbasso un'ideina. Volevo riprendere un po' sta roccia, però non so se ci sono tralicci o roba del genere. Sono proprio in linea d'aria. Ecco qua. Passaggio qua sopra. E poi torniamo. Ci alziamo. Vedete lì c'è un traliccio elettrico. Giriamo piano piano. Piano piano giriamoci. Si torna. Ecco qua. Ecco. Ora ci giriamo di più velocemente. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Anche questo una specie di piccolo spettacolo. Ci sono le mandrie laggiù? No, c'è tutto verde, no? Andiamo avanti. Qui ci sono delle pietre. Ah no, sono alberi. Vediamo lo zoom e abbassiamo un pochino. Si può anche abbassarsi perché mi sta venendo da questo lato qua. ~62% di batteria, siamo a meno 3 metri da dove ha decollato il drone. Passiamoci un po', che abbiamo alberi,
sta congelando tutto praticamente. Provo ad andare un po' in qua anche e mi provo a alzare. Cominciamo ad alzarsi un po' per vedere un po' le cose qua. Praticamente almeno si vede un po' anche lo sfondo, ecco. Lo sento molto vicino. Siamo avanti, vediamo questi che troviamo oltre a erba. Metri di distanza, guardate che spettacolo, uno spettacolo proprio veramente molto bello. Ora mi dovrò alzare un po' perché vado dietro quel monte e dopo non riesco poi a avere il segnale buono, no? Quindi mi sto alzando, ecco qua, speriamo che sia sufficiente. Siamo un pelino per vedere il cielo. Qui ci dovrebbe essere le mucche. Sì, sono le mucche, vedete là? Che pascolano ininterrottamente. Eccole qua. Giriamo. Andiamo verso... ecco, andiamo verso questa quest'ultima meta. Siamo al 51% di batteria. È un posto molto bello qui, somiglia veramente, non so. Allora, vorrei mettere anche la modalità sport, però non so se faccio bene. Proviamo, ma un'ideina. Però poi quando faremo le riprese più particolari cercherò di farlo in modalità normale. Ecco che sta passando. Sta passando ora, eccolo, ecco un poco di sole, vedete come cambia, il verde diventa azzurro, qui abbiamo campi falciati, c'è un po' di tutto, è veramente particolare questa cosa qua, c'è un ideino L'ideina, mettiamola a 70 metri di altezza, ecco. E poi facciamo un passaggio qui. Senza andare sulle case. Andiamo a riprendere un pochino qua. Ecco. Questa è proprio tutta una linea di roccia, guardate qua. Una linea di roccia, chissà che nome avrà questa catena rocciosa. Abbassiamo un poco, abbiamo raggi solari proprio diretti sul drone, certo quando arriva il sole ci si scalda anche un po'. Guardate un po', qua c'è anche un altro rio, fiume.
ha un 37% di batteria, 565 metri di distanza, 59 metri, passiamo ancora un pochino. Volevo andare a riprendere questo fiumiciattolo, sempre che non ci siano tralicci, loschi sul percorso. Lascio lo zoom, è sempre zoomato al 2x, sta ghiacciando il naso praticamente. Non so se ci sarà 4 gradi, 5 gradi. Ora al sole si sta anche abbastanza meglio. Eccolo qua. Bisogna stare attenti ai tralicci qua. Ecco, ora metto la modalità normale. Normal mode. Vediamo un po' se ci riusciamo a abbassare un pochino. Non tantissimo di più. Ecco. Vediamo un po', bellissimo, no? Ok, non possiamo abbassarci di più, quindi ora siamo al 29 e dobbiamo ritornare. Ci giriamo e torniamo. Siamo al 29% di batteria e ritorniamo alla base. Facciamo un poco, 27%, eccoci qua, siamo a poco più di 300 metri di distanza. Eccoci, leviamo lo zoom, vabbè, ho capito, perfetto, perfetto, avviciniamoci, siamo abbastanza bassi, 13 metri, quindi non occorre nemmeno abbassarsi. Ecco che io sono lì, in quel punto. Eccolo, lo vedo perfettamente. E ora facciamo un decollo davanti alla cinepresa, come di consueto. 22% di batteria. Un po' il sole di contro, ma non fa niente. Vediamo se riesco a prenderlo. Atterraggio perfetto. Abbiamo qui la pedanina per metterci il drone. Fermiamo le registrazioni. Perfetto. Finalizziamo. Si è visto un panorama caratteristico delle Asturie, è tutto così, collinoso, nell'entroterra chiaramente, qui c'è meno vento e proprio per questo motivo che oggi sono venuto qua, mi ero inoltrato verso il mare, ma il vento non è possibile, non si vola. Là è sereno, qui è nuvoloso ma c'è meno vento perché le montagne, là c'è il passo del Gargano, della Garganta, perdonatemi, a 1040 metri all'incirca, e quello fa da barriera al vento che viene dal mare, per cui qui ce n'è molto meno, quindi bisogna accontentarsi, credo, d'inverno di stare nell'entroterra, perché come ci si avvicina al mare è vero che è molto più sereno, ma il vento non fa decollare i droni. Io vi ringrazio di aver visto questo altro terzo episodio e come sempre vi invito
normalmente a mettere un like se vi è piaciuto e a iscrivervi se vi piace il canale e di come faccio i video io. Qui vi posto il canale per intero, così avete una visione piuttosto ampia di quello che io ho fatto fino adesso. E un'altra cosa in particolare che mi garberebbe farvi vedere, per esempio questa foto qui che ho fatto adesso, la vedete ora in sovraimpressione, io sparisco, ecco, quella è una foto particolare che io ho tenuto a farvi vedere in primo piano. Ce ne sarebbe anche un'altra, per esempio come questa, io che come al solito sono andato via, vedete la foto ora impressa sullo schermo, anche questa per me è eccezionale. Sono due foto che ho fatto che mi sono piaciute. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo lunedì con un nuovo entusiasmante video, entusiasmante nel senso che qui veramente i video vengono molto belli, perché il Principato delle Asturie, come ripeto, è uno delle maggiori regioni più verdi in assoluto della Spagna. Ancora un grande saluto a Giorgio Generessio e ci vediamo alla prossima settimana, al prossimo lunedì. Buona domenica, buona settimana, ciao!